Ragazzi, bentornati qui ancora su Europa Universalis 4, in quella che è diventata una guardare la mappa simulator, staring at the map simulator, perché non possiamo fare niente, ma appena torniamo a tasso di pausa, Grand Bell in Stockholm, grande ballo in Stockholm. Arrangeable, quindi facciamo il balletto o meno, certo, prendiamo prestigio e prendiamo qualche ducatino. Il prestigio a 22, la partita a meno 7, direi che è ottimo. Dovremmo essere abili a fare qualcosa. Siamo ancora indietro con la tecnologia? Cazzo. Oh, quasi, l'abbiamo quasi raggiunta. Quindi direi che un piccolo boost dalla borghesia sarebbe anche utile. Però perderebbero 20 e prima di dargli il Military, il Monopoly Charters. Passano ancora tanto tempo, quindi eviterei a questo punto. No, non possiamo giocare ancora tanto con i nostri estate. Quindi restiamo belli calmi e tranquilloni. Nel frattempo che siamo calmi e tranquilloni, qua qualcuno si sta allenando e stiamo raggiungendo l'army drilling totale, globale, finale. Possiamo fare la tecnologia subito. Ok, siamo comunque un po' più indietro rispetto a te, perché? Neighborhood bonus. C'è qualcuno già avanti. Noi siamo a livello 4, dobbiamo andare a livello 5. 4. 4. 4. 4. 4. Chi cazzo è? 4. 3 addirittura. 4. 3 addirittura. Brandeburgo 4. I don't know. Ma però adesso si mischia con questo meno 5, quindi praticamente lo azzera. Innovativeness è molto alta e va bene. Non abbiamo parlato di idee perché è ancora un po' presto, però credo di fare uno start abbastanza. Qui ancora support loyalist, va bene. Uno start abbastanza tranquillo, ovvero difensive. Difensive, difensive, difensive. Ah, qua subito. Ho deciso di sfermare support loyalist. Guarda, fate cazzo che volete. Ok, i danesi hanno risolto il problema con i ribelli dopo 20 anni. Complimenti ai danesi, facciamo tutti un bel applauso. Fatto l'applauso ai danesi, potremmo ricominciare a giocare, credo. Intanto qua vedo Venezia che sta avendo problemi da Milano, GG Milano, e dagli ottomani. Ah, che ottomani non si sono già mangiati. Costantinopoli, un minuto di silenzio ai nostri amici bizantini, glielo faremo. Aragona che le sta prendendo da Tunisi è qualcosa che mi illumina e che mi riempie il cuore di gioia, letteralmente gioia. Odio Aragona. Ok. Austria. Austria. Indietrissimo. Polonia, tu non ci arrivi, però iniziamo a fare improve relations. Voi siete lontani anni luce, ungheresi, quindi direi che è inutile. Tornerei a lavorarmi di Livonian Order. Just to be sure. Non credo risolveremo nulla. E questi qua sono in guerra ancora con Novgorod e Teodoro e le prenderanno male, mi sa. Excellent minister. Io punterei a testa bassissima su prenderci i benefit militari. 10 navi tradition così di botto è tantissimo. Da 7 andiamo a 17. Lo perderemo nel tempo, questo è vero perché non abbiamo. Possiamo fare un altro ometto, lo andiamo a fare subito. Però perderemo nel tempo perché non avendo sui forti. Quindici government reform, lo andremo a sbloccare direttamente. Qui potremmo prendere National Manpower Modifier. National Manpower Modifier, sì. Il tax modifier è solo un 10% da calcolare su 4 ducati, quindi sarebbero 40 centesimi.
tutti i mesi non sono pochi, ma il 15% di manpower, il 15% di 20.000 è un po' di più. È più tangibile. Sono 2.000 e rotti, quindi direi di andare a prendere quello. Però prenderei l'Army Tradition. Perché questi 100 punti militari mi fanno una gola. Che ne servono 608, andremo a molto vicini. 100 punti militari li facciamo in un botto di tempo, ragazzi. In un botto di anni. Cioè, un botto di mesi. E di anni, ovviamente. Sono 7 al mese. E facciamo 70, 84 all'anno. Andiamo avanti di un anno, ragazzi. Un botto di mesi. Poi se lo fossero molti di più. Ok, la Danimarca ha annesso Lohnstein. Duchi di Holstein. Ci cambia qualcosa tutto ciò? No, perché non lo raggiunge. No, perché non lo raggiunge. No, perché non lo raggiunge. No, ma sta lavorando sui core. Borgogna se ne fotte. Cosa vuoi fare la War Conquest? Fatemi capire. Vabbè. No, siamo ancora bloccati. Intanto Tunisi ha fatto la pace. Sì, probabilmente bianca, perché conoscendo l'IA di sto gioco, che è abbastanza rincoglionita. Improved Relation. Arriveremo comunque sotto i meno 100, ma non di tanto, purtroppo. Siamo nel 1456, ragazzi. Abbiamo già scollinato i 10 anni di gioco, non da tantissimo, da un paio d'anni. Però siamo ancora fermi al punto di prima. L'ho detto, start iniziale molto lento. Dobbiamo solamente non avere fretta, perché la prima cosa è la cosa più importante. Intanto, ho appena visto una roba che mi ha riempito il cuore di gioia, ma anche di dubbio. Perché la Borgogna è finita in mano all'Austria. Ed è ora una great power. Austria. Questo neutral attitude toward Denmark è qualcosa che mi fa male. Se fosse finita in mano alla Castiglia saremmo molto più vicini. Devo dire la verità, un Sacro Romano Impero Forte mi può anche far comodo, eh. Mi può anche far comodo. Qui la guerra tra di loro potrà scoppiare tra 10 anni. Oh. Sarà lunga, ragazzi, sarà lunga. E non so se i polacchi arriveranno in nostro aiuto. Ok, non so cosa ce ne frega di niente di nessuna delle due delle informazioni. Supple Lealist, va bene, fate quello che volete. Noi dobbiamo migliorare le relazioni con l'Austria. 38 more, 0 more, quindi lo richiamiamo castigliano e lo mandiamo qui in Austria. Ok. Ok, molto bene. The Papal State. Tutto qua, diverti design, va giù, va su a cannone. The Papal State. È neutrale. Potremmo fare un improved relation anche su di loro. Livonia Nord è abbastanza inutile. Ci lavoriamo un po' al Papa. Così, giusto per far vedere ai papalini che ci siamo anche noi, che lo Zlatan vuole il suo trono e deve trovare qualcuno che gli dia una mano solo adesso, solo ora. Solo per nascere lo Zlatan ha bisogno di una mano, poi farà tutto da solo, vedrete. L'ultimo grande torneo, l'ultimo grande torneo. Prendiamo un sacco di roba, guadagniamo un sacco di altra roba, benissimo. This is so good, this is so good. A livello di esercito siamo quasi a 100, è una cosa che mi fa solo che piacere. Un'altra Queen Consort Mary è andata via, l'hanno vista piangere, correva nel buio di una ferrovia. D'altronde, come fai a essere felice se corri nel buio di una ferrovia di notte? Cioè, vabbè.
Dopo questa piccola disamina di testi di canzoni storiche d'Italia. Sono in guerra. Se non fossero in guerra, ci supporterebbero l'indipendenza. Quindi rigiriamoci verso gli scozzesi, abbandoniamo i papalini, diciamo è stato un piacere stare qui per pochi giorni. Ciao belli, alla prossima. Ciao papa, salutami il tuo datore di lavoro principale. Allora, lavoriamo sugli scozzesi, attendiamo fiduciosi che finiscano la loro guerra inutile. Può essere un pretesto. Può essere un pretesto a chiamare dentro, chiamare loro dentro. Allora, come vedete, la cosa importante da fare è andare a controllare i forti. Io ho fatto, ho abilitato il timer. Oh my gosh, sì, l'ho abilitato. Infatti manca, non manca tantissimo alla fine dell'episodio. Allora, il loro forte è a zero. Ciò vuol dire che arrivare 2 mesi, 3, 4 è preso. Il forte di Akershus è in full. E a Trondelagno, quindi sarà poi da... io punterei sull'Hund, non potendo splittare l'esercito, non avendo più uomini. Potremmo farne uno in più, però, che ricordo bene. Sì. Ne facciamo subito uno. Una fanteria. Ok. Quindi potrebbe essere il punto di svolta della serie questo episodio. Meno male, mi stavo iniziando a preoccupare un pochino. Come vedete, il livello in order è stato un buco nell'acqua. Anche se si stanno autoconquistando dei soldi a vicenda, noi li stiamo perdendo. Questo rumore mi ha dato molto fastidio da sentire. Possiamo avanzare militarmente a livello tecnologico con una piccola penalità e scegliere l'unità. Ci pigliamo più offensive morale, perché voglio essere proprio lo Zlatan, no? Quindi giocando un po' di ruolo andiamo a prendere la Gallo League Infantry. E va bene. Detto ciò, we have to wait. Signori, episodio numero 3. Potrei sbagliarmi, ma forse no. Ask to support independence. Yep. Signore e signori, possiamo dare il benvenuto alla prima vera alleanza alla corte di Zlatan. E chi? E chi? E chi se non i cuori impavidi scozzesi, coloro che combattono da una vita per restare liberi dal giogo inglese? Chi se non i cuori impavidi, i Braveheart scozzesi delle Highland? Benvenuti a bordo scozzesi. Ok, appena fatto questo, signore, avete notato? Liberty Desire 100%, perché il gioco ci dice: ok, tu hai un alleato che può venire in guerra ad aiutarti, quindi vuol dire che tu il desiderio di libertà è alto in te. Giustamente, da tipo subito, da tipo prima ancora che iniziassi a registrare il primo episodio, volevo liberarmi. Non lo facciamo instant, attendiamo giusto un secondo. Io attenderei tutto questo episodio, ragazzi. Intanto l'Austria in braccio al Rinascimento. Ok, dobbiamo capire se loro vogliono, se qualcun altro vuole entrare ora. Meno 93, meno 119, meno 143. Però vedete la cosa strana? No, perché la Savoia è nel HRE, nell'Holy Roman Empire, cosa che i polacchi non sono, e si beccano quel meno 1000 stronzissimo. Denmark. Potremmo fare Declare War. Ce lo permette. A Dithmarschen non ci interessa, sinceramente. Che entrino in guerra. No, voglio creare, giusto per, un po' di spy network. Questo ci darà una mano negli assedi. Dovremmo comunque fare degli assedi lampo e non uscire dalla nostra penisola scandinava, perché non abbiamo la flotta che supporta ciò. Iberian Wedding. E quindi Aragona si unisce a Castiglia. Ok,
Giusto. Possiamo fare una riforma di governo, la faremo as soon as possible. No, sono comunque tanto indietro, peccato. Riforma di governo, abbiamo detto che ci andiamo a beccare non il National Tax Modifier, ma il National Manpower Modifier. Ci prendiamo un 15% in più, ragazzi. Buttatelo via. Adesso abbiamo 20, da 19.000, circa 20.000, andiamo a 22.000. Rimettiamo sotto uomini e qua siamo quasi a 100. I like it so much. Loro e Garrison lo tengono a zero perché hanno una paura fottuta. Non mi fa vedere ovviamente. Track di disbanded. Non è che mi interessi molto. Siamo nel 1459. Bene. Entro 20 anni siamo. Entro i primi 20 anni di gioco siamo liberi, ragazzi. Prezzi immorali. Oli. Fuck. Ok, prendiamo 15 ducati. La borghesia prende influenza e guadagna loyalty. Sì, non ci sto nemmeno lì troppo a pensare. Perché perdo sì ducati, però poi posso. A parte richiedere indietro. Il trade efficiency più 10% penso abbia un impatto di 20 centesimi di ducati al mese. Che a questo punto me li tengo perché sono quelli che ci stanno tenendo a galla. Bene. Poi prima di partire in guerra toglieremo l'army drilling, ridaremo la. I garrison sono tutti forti. Dovremmo fare un po' di fondo cassa. Quindi poi chiederemo i soldi alla borghesia più avanti, non ora. Danimarca che è ancora a livello 4 militare. Noi siamo passati prima a livello 5 nell'ultimo episodio, giusto? Ricordavo molto bene. Siamo lì lì per passare di amministrativo. Diplomatici. Zlatan non è molto diplomatico. Zlatan, per lui la diplomazia la si fa semplicemente imbracciando una spada. Quindi militarmente è un portento ed è giusto così. Sperando che il nostro primo sovrano non sia una pippa militare, se no mi casca tutto in mano il discorso di roleplay che sto facendo con voi, ragazzi. Vabbè. Mi viene da dire sti cates. Reconquista iniziata, perfetto. Scoziesi che ora ha dei lavas. Yep, oh yes. England. Did you know England? No, I don't. Polonia. Non puoi fare guerra ancora. Che palle. La Pomerania ti sta così simpatica, figa. Pomerania non è che. Timer ci suona in faccia. No, assolutamente no. Ok, Pomerania, come non detto. Ragazzi, episodio cruciale. Episodio cruciale. La Scozia è appena entrata nella nostra alleanza per liberarci dal gioco danese. I danesi sono ancora un po' in difficoltà. L'ultima cosa che vedremo è il Ledger. Ci hanno superato in fattore di uomini totali. I Manpower l'hanno mantenuto molto bene, direi. Complimenti a loro. E quindi sarà difficile. Gli scozzesi non li dobbiamo contare troppo. Dobbiamo reggere l'urto della guerra da soli. E oltre ai 18.000 qui ne abbiamo altri. No, 6.000 norvegesi, quindi dobbiamo trovare degli alleati e in fretta. A questo punto non so se nel prossimo episodio già ci libereremo, non lo so sinceramente, vedremo cosa fare. Io nel frattempo ragazzi vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi ricordo di lasciare un bel like e un commento e ci vediamo nel prossimo episodio. Alla prossima!